Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò come ho realizzato questi portachiavi, uno a forma di smalto e l'altro a forma di rossetto. Ho preso della gomma Eva che misura 35 cm x 2,5 cm. Poi un altro pezzo di gomma Eva che misura 18 cm x 3,5 cm. Allora, inizio con quella fucsia e vado ad arrotolare la gomma Eva su se stessa, mettendo di tanto in tanto un puntino di colla a caldo. Questi lavoretti io l'ho visti su Pinterest e appena li ho visti me ne sono subito innamorata e ho voluto fare un video. Una volta arrotolato tutta la gomma Eva, lascio un attimo da parte questa e mi occupo della nera. Metto un filino di colla a caldo su un'estremità, prendo un nastrino nero e lo incollo sulla gomma Eva. Prendo poi un portachiavi, faccio passare il nastrino all'interno di un anellino e poi vado a incollare l'altra estremità del nastro, taglio l'eccesso e inizio anche qui ad arrotolare la gomma Eva su se stessa. Ora non mi rimane che unirli insieme. E così ho formato lo smalto. Ora faccio il rossetto. Ho ritagliato un pezzo di gomma Eva glitterata che misura 5 cm e mezzo per 11 cm e mezzo e il pezzo di gomma Eva nero misura 26 cm e mezzo per 3 cm e mezzo. Il mio non bastava e quindi sono andata ad incollare vari pezzi tra di loro. Arrotolo anche questo. Faccio la stessa cosa per quanto riguarda il pezzo di gomma Eva glitterato e poi su questo vado a fare un taglio per sbiego in modo da simulare il rossetto. Prendo un altro pezzo di gomma Eva e vado a tracciare il contorno del taglio appena fatto. Taglio e poi su questo vado ad incollare il nastrino, quindi attacco il nastrino, prendo il portachiavi, faccio passare il nastrino all'interno dell'anello e poi vado ad incollare anche l'altra estremità del nastrino. E per sigillare il tutto vado a mettere il pezzetto che avevo tagliato di gomma Eva. Ed ora non mi resta che unire le due parti ed ecco qui anche il rossetto pronto. Ed ecco qua il rossetto e lo smalto pronti per essere appesi alle mie chiavi. E il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!